Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati nel nostro canale. Un bacio come prima cosa e non so se di sottofondo riuscite a sentire il diluvio universale che fuori c'è. Roma sta diluviando. Allora, questa mattina mi presento subito così, ecco, andiamo dritti dritti al cuore del nostro discorso. Stamattina veramente pochi ingredienti, ma pochissime cose per fare una cosa veramente carina, veramente carina. In giro se ne saranno viste tantissime di queste idee, ma anche io ve la voglio proporre, insomma, un po' a modo mio. Allora, mi pre sono presentata subito così, vedete? Giusto un po' di cioccolata. Cioccolata, uno degli ingredienti base di questa piccola cosa buonissima che andremo a fare, cioccolata, quella che vi piace, fondente al latte. L'importante è che sia la tavoletta di cioccolata che voi potete poi spezzettare tranquillamente. Quindi, che ne so, all'arancia, fondente al latte, alla nocciola, quello che vi piace. E qui accanto, ve lo mostro subito, quelli che io chiamo zuccherini. Questi sono quelle a palline, vedete, quelle tondette. E mi sposto, zac, eccoci qua. Altri tipi di zuccherini sono quelli un po' più, non più, sono quelli a bastoncino. E come guarnizione potete usare, che so, le mandorle sbriciolate, le nocciole sbriciolate, ciò che si può mettere sopra poi per guarnire, ma per guarnire cosa voi direte? Ed ecco qua l'ingrediente fondamentale, questa mattina ce l'abbiamo bello e pronto, la pasta sfoglia, ok? Quindi praticamente ci vogliono pasta sfoglia, cioccolata, perché cioccolato vince sempre su tutto, e guarnizioni a piacere, quindi direi che possiamo cominciare. Allora, quindi eccoci qua, penso che possiamo assolutamente cominciare. Qui, un altro... cosina che ci può servire, anzi che ci servirà sicuramente, è, allora io ho preso questo per comodità, questa è la rotellina, quella che no, taglia la pizza, però potete prendere tranquillamente insomma un coltello, e ci servirà, da qui a breve vi spiegherò il perché. Allora, direi che possiamo cominciare, quindi vado a prendere la mia, anzi mi avvicino la mia cioccolata, vedete, buona, quella che poc'anzi vi ho fatto vedere. E comincio a formare, e comincio a costruire anzi la mia forma. Quindi che cosa faccio? Prendo una prima tavolettina di cioccolata, spero amiche che si veda bene, qui proprio in alto. Ops, zacchete. Vediamo se è quasi al centro, ecco qua. Oh, la videocamera che si muove. Ok, e cosa faccio? Continuo. Quindi se sopra ne ho messa una, in basso, subito dopo, ne metto due. Scusate, metto sempre a favore di camera io perché... Aspettate, avvicino così, ma che siete... Perché io temo sempre che magari qualcosa sfugga, non venga, insomma, non venga ripresa bene. Mi dispiacerebbe, ecco. Allora, quindi... E se ne abbiamo messe due, successivamente sotto... A seguire ne mettiamo tre. Penso che già si possa intuire che forma deve prendere questa fantastica cioccolata nella nostra pasta sfoglia. Quindi a seguire ne mettiamo quattro in ordine crescente. Allora, questa la metto qua. Cerchiamo di essere abbastanza precise, ma no, così preferisco. Ok, ecco qua. Aspettate che questa la cambio perché non viene come dico io. Ok, sì, già si intuisce che cosa viene fuori, qualcosa che tutti quanti in questo periodo abbiamo fatto dentro casa. Oh sì, il nostro fantastico, che lo dico, questo guardate, lo metto direttamente così, vedete? Ok, verrà fuori un fantastico albero di Natale, queste sono 5. Quindi li mettiamo man mano in ordine crescente. Ok, vedete?
Non è carino? Allora, e così via, e ancora. Quindi sono 2, 4, 6. Questi sono 5. Poco più così. 6. Ops. E 7. Non vi preoccupate, magari dopo lo. Anzi, che se insomma si è sporcato un po' con la cioccolata intorno, non è assolutamente un problema. Vedete com'è carino? Allora, ma sì, io la cioccolata. Allora, 2, 4, 6, 7. Ops, si è spezzata. Quindi mettiamo un'altra fila. Scusate se io passo così. Ecco qua. La birichina si sta rompendo tutta. Ecco qua. Unite bene i pezzettini, fateli combaciare, sistematela man mano che la costruite. Vedete com'è carino? Carinissimo. E in basso, questa è proprio la forma, no? Del nostro albero. E in basso ricominciamo a diminuire i pezzettini di cioccolata in modo di far venire la base del nostro albero di Natale. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque. Sistemateli bene in modo da farlo venire il più centrale possibile. Qua. Guardate quanto è carino. Wow! Parte buono, insomma, la bontà. E tra l'altro potete offrire un dolce diverso, assolutamente straveloce da realizzare. È buono, è goloso. Ecco qua. Dunque, ecco qua. Aspettate, magari faccio così. Vedete quanto è carino? Una volta fatto questo, ed ecco qui che entra in ballo, aspettate, lo sposto, la nostra, in questo caso la mia rotellina, però ovviamente neanche a dirlo, potete usare un coltello, insomma quello che vi viene più comodo. E piano piano cominciamo a tagliare la nostra pasta sfoglia vicino, cioè i tagli li facciamo vicino i cubetti, così chiamiamoli così per intenderci, di cioccolata che abbiamo sistemato a forma di albero di Natale. Ok, vedete? Proprio vicino, vicino, vicino. Tagliate, tagliate con delicatezza, così almeno non si rompe. La pasta sfoglia è molto delicata, no? Ok, tagliate. E tagliate. Ops, qui mi è sfuggita la rotellina. Una volta fatto questo, cominciamo a sistemare, o meglio, per meglio dire, a chiudere la pasta. Vedete? Così, uno in un senso, uno in un altro, e uno, sempre piano, in modo così che non si rompe, in un senso. Oh, telecamerina, tu non ti muovere nell'altro, vedete? Lo vestiamo praticamente come se lo stessimo addobbando e così via, con pazienza. È anche divertente da fare, eh? Ok, e l'altro. Sistemateli bene, eh? Allora, uno e due. Ops, dove vai? Vieni qui, ecco, olè. Un altro e via via, uno in un senso, uno in un altro, finché non ricoprite tutto l'alberello. Ovviamente questo dove andrà? A cuocersi in forno. E con il calore, ci sarà questa bontà che è la cioccolata dentro, che si scioglierà ovviamente. Ta-da! Ok, anche qui un altro pezzettino. Chiudiamo così. Anzi, aspettate, io qui metterei un altro, tanto
male non ci fa, vero? Scusate, mi è caduto. Togliamo questo pezzettino che è in più e lo sistemiamo. Quando voi cominciate a costruirlo, no? Vi renderete conto man mano che sistemate tutti i pezzi dove c'è qualche accorgimento da fare, dove magari c'è qualche pezzettino di cioccolata se ve ne è rimasta da aggiungere e così via. Allora, continuiamo. Allora, se ci sarà qualche parte che non viene coperta, guardate, non fa proprio niente. Ops, questa si è rotta. La mettiamo così, così la chiudiamo. Dicevo, se mentre voi la costruite, diciamo così, e c'è qualche parte che, scusate, non viene proprio coperta dalla pasta sfoglia, cioè non succede assolutamente nulla, eh. Ok. Tagliamo ancora. Ancora. E chiudete il vostro alberello. Ecco qua così. Qui in basso. Scusate, che mi sa che qui è il caso che anziché la rotellina io usi un coltello perché è più piccolino, dato che, così guardate, dato che è proprio adiacente al bordo della placca del forno. Ok. Allora, dopo aver bucherellato, come stavo dicendo prima, la nostra pasta sfoglia leggera di cioccolata e per far sì che non si gonfi il forno, prendete una forchetta, fate dei buchini. Prendete un uovo e lo sbattete. Nel frattempo fate riscaldare il forno e, come sempre, questa operazione finale, sempre, spennellate la vostra pasta sfoglia con l'uovo. Così si lucciderà. Ok, ancora, siate generose. Guardate, a parte insomma la pazienza di spezzettare la cioccolata e via dicendo, è anche divertente da fare. E veramente in questo caso, almeno in questo periodo, quando è Natale, pensa ai bambini che si divertono a vedere queste cosine e comunque a fare queste cosine, no? Anche i bordi. Veramente in questo caso i bambini possono essere assolutissimamente, credo, coinvolti in questo tipo di operazione. A parte che per loro è divertente, vedono che ha forma di albero di Natale, per grandi sì, figuriamoci, per i bambini. Una volta fatto questo, mettiamo da parte il nostro uovo, cominciamo a guarnire e quindi ci sbizzarri. E qui, beh, che se non i bambini, chi si sbizzarrisce? Noi adulti. Cominciamo a, vedete? Bello, tutto bello colorato come le palle di Natale con le lucine. Guardate, anche in questo caso sì, siate generose. Un po' ovunque, non fa niente se escono fuori dall'albero. Guardate, ta-da. Questi. Quindi io metterei, a parte quelli che li chiamo bastoncino, io metterei anche questi qua. Vedete? Cioè, più ce n'è meglio è, più divertente è e più somiglia di più all'albero di Natale. Guardate. Ta-ta. Beh, basta, basta, Anna, basta. Allora, questa qui va in forno classici 15 minuti, ma 20 proprio il massimo, poi dipende sempre dal tipo di forno che avete. Su 160 gradi, ma 170 al massimo, e soprattutto tenetela sempre d'occhio, non sia mai che si bruci. Quindi io direi di metterla in forno e ci rivediamo appena è cotta. Quindi, allora, appena sfornato, tra l'altro ancora caldo, ero indecisa se metterlo in un piatto perché ve lo volevo mostrare. Guardate com'è venuto carino. Guardate. Nei minimi dettagli, diciamo che sono stata molto generosa con gli zuccherini colorati, come li chiamo io, e quindi un dolcino, no? Un veloce da poter preparare. Questo, adesso, se già ci siamo veramente dentro al Natale, e quindi arrivano le serate con gli amici, quindi un dolcino diverso da poter presentare. E ovviamente che questo sia da spunto, scusate, per tante altre piccole idee. Quindi spero vi piaccia e vi ringrazio di essere stata con me. Un bacio!